andata in moto al primo colpo, come se volesse dare un segnale, come dire, di... E ci siamo pure noi. Santuzza parte al primo colpo, il secondo spadino lo può per non essere operato. Vai Santuzza. E ci sta pure l'ospitalità siciliana. Tu sei... Loro sono quelli che mi sono venuti a salvare. Eh? Poi, questo è l'ultimo modello di Vespa a faro tutto. Questa è la Vespa, mi sembra L o R, ma non è mai specchio. Il pistone era completamente crepato. Paraoli erano completamente bruciati e aspiravano aria. La frizione ciuglia nei dischi. Dentro, tutto rotto. Crociera ci vuole, i dischi della frizione ci vuole. A livello di messa in moto c'era la pedivella che era rotta. I tamponcini che accoppiano il movimento del ventaglio della messa in moto inesistenti. Cuscinetti e labbromotore sbottolati. Tutte le guarnizioni nuove, ripulitura del carter. Riverniceremo tutte le parti esterne, cioè mozzo, ruota, porta ganasce, sistemeremo il coperchio della frizione, che c'è un foro dovuto a qualche ammaccatura del cerchio, e camminando avete fatto il solco sul coperchio della frizione. Tutte le guarnizioni nuove, ripulito pezzettino per pezzettino, ritornerà funzionante al 100% e in perfette condizioni. Siamo nell'officina di Giuseppe. Questi sono i pezzi di Santuzza tutti lucidati che Giuseppe ha preparato e tra poco li vedremo montare dal vivo, mentre Giuseppe monterà il motore e quindi il cuore di Santuzza tutto nuovo. Allora, questa è la custodia della frizione, la molla viene introdotta qua dentro. Questo è quello che pressa la molla. Si pressa con un attrezzo che è questo ferro qui che vedete. Si blocca fino a quando si raggiunge la chiusura completa della molla. Così si è chiusa la molla tutta all'interno. Ora si applicano i dischi. Un disco di sughero e un disco di metallo. Disco di sughero. Disco di metallo si allineano in maniera tale che poi le parti esterne del disco della frizione siano tutte nello stesso punto e si devono applicare sulla campana. Si chiude col disco il bloccaggio. Questo è il fermo che tiene tutto fermo in maniera tale che la molla vada a fare la compressione sui dischi. La sostituzione della crociera del cambio. Sono i dischi del cambio, ne hai tre, quindi hai tre marce. Questa è la prima. Questa è la folla, tutte e tre ingaggi, sono liberi a main pole. Questa è la seconda, questi due sono liberi. Questa è la terza. Montiamo il tiraggio del filo della ganascia di dietro. I paraoli sulla mandorla che hanno la parte. Il comando del piattello. Questa è quella che muove le canaglie. Montiamo le canaglie. Applichiamo il paraolio per evitare la fuoriuscita dalla parte del cambio, dalla parte del cambio.
questi sono i tamponcini di fine corsa della, del ventaglio della messa in moto, il ventaglio della messa in moto e la molla. La leva della messa in moto. Questa è la rondella di applicazione della molla dell'ingranaggio dell'avviamento. Questo è il perno che tiene lo sposta marcia, che è questo. Qua sotto vengono applicati i fili che comandano le marce. Ma come sta andando Santuzza? Cioè nel senso reagisce o? Reagisce. Ah. Questa è la parte fondamentale dell'aspirazione della Vespa. La ruota da questo lato di qua. Da qui aspira la benzina e con questa mezza ala aperta crea la fase di aspirazione del nuovo. Il mio vicino collega la frizione e la campana frizione all'albero motore. Così come parlavo ora dobbiamo attaccare l'altra parte del faggiore del cambio. Senza bagno. Che è questo qui. Ecco come si cautela il movimento, la ruota. L'albero trasmette alla campana, questo è attaccato al cambio, il cambio è attaccato alla ruota. No, non ci interessa qua. Ci interessa quello legato alla coppa dell'olio. Se la montata è forza qui e non qui, perché altrimenti questo labbro qua non ti fa entrare questo di qui. Quindi questo si monta con questa parte qui. Posso questo effetto? Sì. Allora, prendi i piatti che cominciamo a bloccare. Ho mancato la frizione, il nottolino va a colpire questo, schiaccia la frizione e non lo fa, no, proprio lo schiaccia. E separa i sei, schiaccia la molla e separa i dischi uno dall'altro, così non cammina quando sei con la mancia. Questo di qua è quello che spinge la frizione forte. Quando tu vai a muovere il filo, quando lo tira, esce questo coso, guarda. Questa è la gabbia a rulli. Queste due fermi identificano la posizione delle fasce. Questi di qua vanno montati sempre lato aspirazione in ogni caso. Un cilindro. Perché c'è inserita la marcia. Ma si inserisce la marcia e il pistone dai gas. Poi faccio la ruota. Oggi a Palermo c'è molto caldo, la squadra antimafia non si ferma. Stamattina andiamo ad incontrare Mario Spada, sociologo, fotografo, panellaro e ribelle. Uno che non ti chiede mai di più. Uno che dà sempre tanto. Mario nella sua vita ha sempre lottato contro l'apartheid.
e adesso la sua lotta si fa più forte con lo sciopero della fame al contrario, nel senso che mangia molto di più di prima, diventando un potenziale pilone internazionale, ma rinnegando le sue origini partenopine e andando a giocare al Kus, o forse in India, in qualche emirato arabo, chissà. Noi volevamo dedicargli questo pezzo, noi a cui ha dato l'opportunità di lavorare insieme a lui, da amici, con serenità, senza stress. Forza Mario. Basta vacanza. E allora mo basta, che non fanno bene i suoi cari.